Due Rising Sun, perché Alexander, colui che ha perso il diritto di affrontare Berny alle Sprung Series, andrà, sta facendo il suo ingresso nel ring. Beh, un segmento inaspettato questo di Alexander, veramente avrà qualcosa da dire anche a Mr. Lufo, ora che insomma la faccenda per il titolo WWF è ormai un punto, un bersaglio troppo lontano. Mi sembra che Alexander adesso voglia però chiudere la faida con Mr. Lufo, e Mr. Lufo farà altrettanto, visto che Alexander stesso gli ha preveduto di arrivare in vetta dopo averlo aggredito per avere il primo match per l'Inter. Oh, e attenzione, perché mi sta dicendo che Alexander sta appena posizionato una scala al centro del ring. Ebbene, è proprio così. Ascoltiamo dunque cosa da dirci Alexander, probabilmente riguardo soprattutto a Lufo. Mr. Gentrelli want this war continues. Well, I let it happen. Mr. Goodfellow, I made things easier. But while I'm on this ladder, I feel like everything turns around to me, as if I was the top. And as a matter of fact, I am. I'm on the top. As people like you, Mr. Goodfellow, are just able to crawl. Parole importanti, quelle pronunciate da Alexander. Si sente un po' come al centro di tutto, altrimenti si sente come un dio in terra. Oggi non è servito nessuna apparizione, però potrebbe capitare che potrebbe un Mr. Lufo potrebbe davvero buttarlo giù da quella scala. Ma attenzione, non c'è Mr. Lufo, non ci credo, Mr. Lufo, Alexander cade via. No, non ci credo ragazzi, Alexander vuole mandare un chiaro messaggio ad Alexander, scusate, Mr. Lufo vuole mandare un chiaro messaggio ad Alexander. Incredibile ragazzi, strapotenza di Mr. Lufo. Steamroller e va qui, va via sulla scala. No, non ci credo. Beh, ha chiamato Mr. Lufo, qua pronto, non ci credo, sulla scala, mamma mia, finita qua. Mr. Lufo manda un chiaro messaggio ad Alexander. Incredibile, Mr. Lufo mette un chiaro segno sulla pelle, incide un chiaro segno sulla pelle di Alexander. Lo fa cadere dalla scala, come avevo pronosticato. Incredibile. La guerra è tutt'altro che finita ormai. E si è la scala. Well, it's not-
pronta per il suo match contro Sally McDorian. Lei è la number one contender al titolo femminile di Nati. Le due si sfideranno dunque in quella dello show principale delle Supreme Series a Madison Square Garden. Madison Square Garden che porta bene a Pizzutellona, visto che ha vinto a WrestleMania 35 appunto il suo ultimo titolo femminile. Sally, beh, devo sentire le parole di Dio Burcheri, dunque il suo ragazzo, o meglio, o forse il suo ex ragazzo, visto che la faccenda non è ancora pubblica, però lì a Sally abbiamo ascoltato le parole di Boy Orton che diceva come a Sally di ripensarci sulla loro situazione. Si parte subito Sally un colpo di nuovo. Tenta ancora, ma bravissima Pizzutellona stavolta. Sì, una Sally un po' spesata mi sembra, cioè dalle prime fasi. Ovviamente ha ben altro a cui pensare che più che questo match. Oh, va a segno proprio. Buona manovra. Attenzione! Spinellare a circuito di Pizzutellona. Poi le due si guardano. Allora ancora Pizzutellona va a segno in questa manovra, il dritto al braccio. A swift kick. Sally non riesce proprio a neutralizzare alcune manovre offensive. Andare ancora. Sisson. E poi una Sisson particolarissima, crucifix. La number of contender è tale in una casa. Sicuramente ha una grande voglia di rimettersi in carreggiata e al momento è una leggenda, dunque non ha un contratto full time, ovviamente contratto determinato con la WWEF, dunque sicuramente interessante capire se dovesse poi vincere il titolo, anche se la vedo molto dura, però insomma la WrestleMania 35 credevamo non potesse farci. Qui tanto sali dal paletto con crossbody, anzi no, questa luce espressa, davvero particolare la manovra di Sally che finalmente si rimette forse in carreggiata anche ella. Wow, questo braccio teso, poi ci prova, attenzione, ancora sbaglia tutto qua completamente sbagliato, e ni troppo, jumping ni troppo, e poi Tito Will style slam. Ottima manovra, Pizzutellona in grande condizione, lo sappiamo, davvero in grande condizione, ma attenzione perché settimana prossima avremo un Extreme Rules match tra Meg e proprio la number contender, ovviamente non ci sarà nulla in palio, ma è possibile che se Meg dovesse battere Pizzutellona poi per il posto su Power Series potremmo avere davvero una Meg che potrebbe convincere la dirigenza a farsi dare un match titolato. Staremo a vedere, ovviamente spererà che Nati difenda il titolo per non avere altre persone di mezzo. Attenzione, sei libero qui, buona manovra, luce espressa, sì però un po' disordinata la ragazza, possiamo definirla ormai l'ex ragazza di Victor Orton. Attenzione, ottimo, brevissimo qui, a vuoto. Bravissima Pizzutellona ad anticiparla, crucifix a Sisson, che mossa, che eleganza soprattutto. E qua Sally McDorian andava a pescare la frutta altrove, cioè incredibile. Twist of Fate, è finita. Non ho alcun dubbio a riguardo, una Twist of Fate da nulla. 1, 2 e 3, c'è ben poco da fare quando Pizzutellona mette il turbo, vince dunque il match. Beh, direi che siamo pronti per il face to face tra David Johnson e il campione WWF Berny, che sarà il nostro main event. Un match un po' così, dobbiamo dire la verità, tra le due. Thank you.
sodinati. E beh, dopo il match femminile che ha vinto Pizzutellona da Niselli, una serie che non ci sta proprio con la capoccia, ultimamente. Nati che raggiunge il ring dove si trova ancora la sua sfidante, adesso è proprio S.Series. E sarà una bella sfida tra le due, due benemini del pubblico, che si affronteranno finalmente dopo tante volte che si sono incrociate, ma mai direttamente. Vediamo cosa deve dire Nati. Nati la guarda, se non è molto stanca dopo questo match, e sembra volerle stringere la mano per complimentarsi. E beh ragazzi, dunque in quella di delle Super Series avremo una battaglia davvero incredibile tra i due benemeriti del pubblico, Nati e Pizzutellona. Ma ora, prima il promo di Don Trinity e Tom, e poi torniamo per il face to face tra Danny Johnson e Bernie.